La produzione industriale dell'Italia cala ai minimi dal 2009. Gli indici di borsa italiana sono perdenti nel confronto con l'Eurostoxx. Il prezzo del petrolio rimane debole nonostante il miglioramento del ciclo economico globale. L'espansione del bilancio della Banca Centrale Europea minaccia il rialzo dell'azionario. L'analisi tecnica di Gaetano Evangelista in questo video. Gaetano, amministratore unico di Age Italia, in collegamento internet da Bari. Ciao Gaetano, bentornato a Vloganza. Ciao Luciano, ben ritrovati a tutti quanti. Dunque, il primo punto sulla produzione industriale dell'Italia, risultata deludente, in calo dell'1%, ai minimi appunto dell'aprile del 2009. Il primo grafico ci mostra il confronto tra l'indice dei responsabili degli acquisti dell'Italia contro lo stesso indice invece a livello europeo della zona euro. Sì, effettivamente è un dato molto deludente quello che è stato reso noto per il mese di luglio. La produzione industriale in Italia è calata dell'1%, quindi peggio delle aspettative, ed è deludente in termini assoluti, evidentemente perché siamo sui livelli più bassi degli ultimi 5 anni e 3 mesi, ma è anche deludente in termini relativi perché nell'area euro contemporaneamente la produzione industriale cresceva dell'1%, quindi un andamento assolutamente speculare, purtroppo sfavorevole a noi. Il grafico che volevo proporre appunto è quello del PMI, cioè dell'indice dei direttori di acquisto dell'Italia, ed è l'indicatore in verde, e dell'area euro, che è quello in blu. Evidentemente c'è una forte correlazione, anche se il diavolo si nasconde nei dettagli. Nella parte inferiore del grafico c'è la differenza semplice fra le due misure dello stato di salute dell'attività manifatturiera in Italia e nell'area euro. Evidentemente ci sono state due fasi negli ultimi 5 anni, dal 2009 in poi. Una prima fase che è perdurata fino alla prima metà del 2012, in cui il confronto era assolutamente impari, era assolutamente negativo per quanto ci riguarda. Il PMI dell'Italia era sistematicamente più basso e sensibilmente più basso di quello dell'area euro. Dal 2012 in poi, sicuramente complice il ridimensionamento del rischio, quindi un minor onere del costo del denaro, c'è stato un miglioramento tendenziale del PMI italiano che negli ultimi 4 mesi, prima dell'ultima rilevazione, è stato positivo in termini di scostamento, quindi è stato superiore a quello dell'area euro. Questa temporanea leadership si è appunto interrotta con la rilevazione di agosto, che ha mostrato una contrazione in termini assoluti, con il PMI che è sceso sotto i 50 punti, quindi anticipando una contrazione dell'attività manifatturiera che fa pensare, ahimè, alla forte probabilità che il PIL sarà negativo non solo in questo trimestre che sta per concludersi, ma forse in maniera ancora più accentuata anche nel prossimo trimestre. E anche in termini relativi, se è vero che il confronto fra i PMI Italia contro Eurozona denuncia adesso un evidente deficit che temo possa aprire e inaugurare un'altra fase in cui questo deficit possa esasperarsi rispetto ai livelli registrati quest'ultimo mese. Il secondo grafico invece ci mostra che anche il mercato azionario è destinato a performare peggio in confronto invece a quello europeo rappresentato nel grafico di Gaetano dall'Eurostoxx 50. Che succede dunque al confronto? Luciano, questo è uno dei motivi per cui qualche mese fa, ad aprile in poi, sono stato piuttosto cauto, e questo è un eufemismo sulla borsa italiana, che evidentemente, come tutti sappiamo, ha performato molto bene dalla seconda metà del 2012 appunto fino alla scorsa primavera, quando il confronto fra le performance annuali dell'indice MIB e dell'indice Eurostoxx 50, e questo confronto riportato nella parte bassa del grafico, appunto questo gap di performance, oggi si dice questo spread di performance, ha superato nel corso di un anno appunto il 15%. Ora, storicamente questa soglia di extra performance positiva è un'asticella molto difficile da scavalcare, e quando lo si fa per un arco piuttosto breve di tempo. Cosa voglio dire? Voglio dire che storicamente la borsa italiana non riesce a produrre nell'arco di un anno una performance extra rispetto a quella dell'Eurostoxx superiore al 15%, e quando questo lo fa tende a pagare lo sforzo profuso in questa galoppata con una fase di ridimensionamento soprattutto relativo. Mi spiego meglio. Questo è il quarto caso, quello di aprile, in cui la differenza fra le performance annuali di
NIB dell'Eurostoxx ha superato il 15%. I precedenti risalgono al 2000, risalgono al 2003, risalgono al 2009, a fine 2009. Non è detto che da questo extra rendimento sia derivato un bear market, ma in tutti i casi, in tutti i tre casi, prima di quello di aprile scorso, la borsa italiana ha vistosamente sottoperformato l'Eurostoxx. È tornata a crescere in termini assoluti, ma soprattutto in termini di sovra-performance, non prima che questo indicatore si è portato dalla parte opposta del range di oscillazione, meno 15 più 15. Al momento evidentemente il bilancio in termini di confronto fra le performance è ancora positivo, il che mi fa pensare che al di là della tendenza assoluta dei due indici, in termini relativi in prospettiva sia probabile che il nostro mercato sottoperformi ancora le borse europee, con sfumature chiaramente diverse a seconda delle piazze di cui stiamo parlando. Interessante anche il terzo grafico, è un confronto tra l'andamento del greggio del WTI trattato a New York con l'indice delle sorprese economiche. Il prezzo del greggio non sale tanto quanto invece l'indice delle sorprese economiche promette un miglioramento del quadro economico globale. Esattamente, Luciano, questa è una dei tanti conundrum, come si diceva Greenspan qualche tempo fa, è un enigma che apparentemente è inspiegabile. Se il ciclo economico globale, anche europeo, con l'ultima rilevazione, ma soprattutto globale, mostra da qualche settimana segni di risveglio, e lo si desume dal fatto che i dati forniti sono stati sistematicamente superiori alle aspettative degli economisti, e questo è riflesso appunto dal CESI, indicatore in rosso, scala di sinistra, che sale da qualche settimana. Bene, a fronte di questo miglioramento congiunturale fotografato dal CESI, il greggio ha continuato a calare in maniera vistosa, scendendo sotto i $100 già da alcuni giorni. Questa è una divergenza, perché evidentemente graficamente c'è una forte correlazione fra queste due misure. Ho individuato e quindi mostrato sul grafico tutti i casi in cui nell'arco di 10 settimane il CESI sia cresciuto di almeno 10 punti e al tempo stesso il petrolio sia sceso e non salito di almeno il 10%. Quindi ho individuato tutti i casi in cui si manifesta, su un arco di tempo di circa due mesi, poco più di due mesi, in tutti i casi in cui si manifesta questo tipo di andamento dicotomico, con il petrolio che scende a fronte di un rialzo del CESI, quindi di un miglioramento dell'economia. Tutti i casi precedenti, qua ne vediamo tre, ma se andassimo a ritroso ce ne sarebbero altri, danno un responso. In questi casi è il CESI ad avere ragione, cioè è il petrolio con il suo calo a raggiungere degli estremi dai quali poi si rovescia. Quando c'è stato questo tipo di divergenza in passato, il petrolio da quel momento in poi ha ripreso a crescere, quindi la mia aspettativa è che siano prezzi destinati a essere sostenuti, quindi a favorire una reazione che dovrebbe manifestarsi nel corso delle prossime settimane. Sarei sorpreso se le quotazioni del petrolio continuassero a scendere al di sotto di questi livelli. Questo è un pavimento che dovrebbe tenere e favorire la reazione del greggio. Il quarto e ultimo grafico invece ci mostra una condizione più difficile, diciamo, da capire, perché Gaetano dice che l'espansione del bilancio della Banca Centrale Europea, annunciato da Mario Draghi nell'ultima riunione di settembre, quando appunto ha tagliato tassi di interesse e ha annunciato che la BCE avrebbe fatto l'ingresso nel mercato, seppure da riformare degli ABS, ha anche detto che il bilancio della BCE era destinato a risalire. Gaetano sostiene che il confronto con l'Eurostoxx vede un azionario spaventato dal rigonfiarsi del bilancio della BCE, mentre noi sappiamo che quanto gli investitori sull'azionario aspettano gli stimoli delle banche centrali, in questo caso appunto della Banca Centrale Europea. Gaetano. Ma intanto, Luciano, noi sapremo qualcosa di più di questo programma di acquisti di titoli privati, perché non parliamo di QE nel senso americano, perché la BCE ha ventilato la possibilità, l'impegno di acquistare ABS e covered bond nelle modalità che conosceremo nella prima riunione del primo giovedì di ottobre. Quindi vediamo cosa ci dirà Draghi in quella sede. In secondo luogo verificheremo se questo comporterà, come Francoforte promette, un'espansione del bilancio che si è contratto in maniera sensibile negli ultimi due anni, almeno fino alla
da un paio di mesi fa, la rilevazione di un paio di mesi fa. Per dare un ordine di grandezza, Gaetano, scusa, quindi quello, la cifra di cui stiamo parlando è attualmente il bilancio della Banca Centrale Europea è sui 2.000 miliardi di euro. Al centro della crisi, diciamo, nel 2012, il bilancio della Banca Centrale Europea era molto vicino ai 3.000 miliardi di euro. Dunque si suppone che debba tornare su quei livelli. Queste sono le grandezze in soldi. Sì, in soldoni è quello che Draghi si è impegnato, almeno ha annunciato di voler fare. Io ho letto alcuni rapporti di alcune banche d'affari che ritengono matematicamente improbabile che questo obiettivo venga raggiunto nella sua interezza. Si parla di 400-500 miliardi di espansione del bilancio al netto dei rimborsi dei prestiti ottenuti dalle banche nell'ambito dei due LTRO. Ma al di là di questo aspetto sull'efficacia, sulle modalità con cui si concretizzerà questo nuovo stimolo, l'aspetto che per me rimane inquietante o comunque curioso è la correlazione che c'è fra il nostro mercato e il bilancio della BCE inversa, al contrario di quello che abbiamo visto dal 2008 negli Stati Uniti, dove c'è stata una correlazione evidentemente diretta. Ora, correlazione non vuol dire causa ed effetto necessariamente, però l'aspetto significativo è che il mercato azionario europeo è sceso o ha comunque sofferto dal 2010 al 2012 nonostante un bilancio BCE in espansione. Viceversa, negli ultimi due anni, da metà 2012 in poi, il mercato azionario europeo è salito malgrado una contrazione del bilancio della BCE. C'è una correlazione visiva abbastanza evidente. Gaetano, dunque, il grafico dell'Eurostox è quello a barre. A barre nere. E il bilancio della BCE è quello blu, la linea blu. Esattamente. Sono sovrapponibili soltanto che il grafico della dimensione del bilancio della BCE e la linea blu, scala di sinistra, ha la scala rovesciata. Quindi paradossalmente da questo punto di vista dovremmo augurarci, se fossimo bullici sul mercato, che il bilancio della BCE continui a contrarsi, cioè che la BCE non proceda, ci ripensi, da qui ad ottobre arrivino dei dati talmente esaltanti a livello macroeconomico o di inflazione che suggeriscono alla BCE, a Draghi, di limitarsi all'effetto annuncio senza andare oltre, come già altre volte ha fatto. Ma se questa correlazione dovesse perpetrarsi come ha fatto in questi ultimi cinque anni, un'espansione del bilancio BCE, magari da salutare con favore perché comporterebbe un aumento del credito e quindi un aumento, una reflazione specialmente dei paesi periferici, sarebbe salutata con sfavore dal mercato vista questa correlazione. Intendiamoci, può sempre saltare, può sempre venir meno e quindi il mercato potrebbe salire a fronte di un bilancio in crescita perché il mercato saluterebbe finalmente la prospettiva di uscire da questa fase di stagnazione che ci accompagna da tempo. Ma allo stato attuale questa è la correlazione che c'è fra il bilancio BCE e l'andamento del mercato azionario. È una correlazione inversa. Sono curioso di vedere fra almeno sei mesi se questa correlazione si manterrà in essere o se salterà, come magari ci auguriamo, per il bene del mercato e per il bene dell'economia reale. Per concludere, Gaetano, molto rapidamente, dunque una somma di tutto quello che abbiamo detto. L'Italia debole a livello economico diventerà debole anche sul mercato azionario. Tu dici il prezzo del petrolio mostra più timidezza di quanto invece mostrano i segni di ripresa del ciclo economico globale, e l'Eurostox, dunque gli investitori sull'azionario che non sono del tutto sicuri che il bilancio della BCE il ritorno verso l'alto del bilancio della BCE sia una cosa buona. Che somme ne tiriamo qua? Quali pericoli andiamo incontro? Sicuramente rispetto a inizio anno abbiamo un'economia reale e un'economia finanziaria che sta assumendo andamenti sempre più divergenti, ma questo lo vediamo per esempio anche nel reddito fisso, dove ci sono mercati, quelli europei, in continua compressione di rendimenti perché si scontra uno scenario tuttora deflazionistico, e invece i rendimenti negli Stati Uniti che iniziano vistosamente a crescere, ad allontanarsi dai minimi, riflettendo evidentemente altre dinamiche economiche. È chiaro che se fino a quando ci sarà questo andamento divergente a livello reale, che a monte è stato dovuto a politiche monetarie
più aggressive in America e più timide, più tentennanti, più reattive e non proattive in Europa, è chiaro che se queste sono le dinamiche reali a monte, evidentemente a valle le dinamiche finanziarie non potranno che adeguarsi. L'andamento stagnante in termini di performance relativa del nostro mercato è il riflesso di un'economia reale in Italia che sta tornando sotto il pelo dell'acqua. Si parlava di double dip, saremo costretti con questo il prossimo trimestre a parlare di triple dip, quindi di una terza caduta in recessione. Occorrerà verificare se le misure annunciate, mi sembra piuttosto timide, di rilancio della nostra economia saranno sufficienti a evitare quello che i grafici inesorabilmente ci testimoniano. Gaetano Evangelista, amministratore unico di Agea Italia da Bari, grazie Gaetano, a voi per averci seguito, arrivederci.